Ciao raga, tutto rego? Guardate cosa ho comprato. Il Deluxe Luxor, o Luxor Deluxe, l'aereo più caro del gioco e anche più inutile, a dire la verità. Praticamente è un Luxor, solo che è dorato. Purtroppo vabbè, come al solito, il gioco c'è un tempo del cacchio, un po' nebbioso, quindi l'oro non si vede neanche bene, si vede di più quello della mia maglietta, quindi anche il colore fa abbastanza cacca. Ma quanto costa questo aereo? Vediamolo subito. Si trova su Elite Travels, eccolo qua, e normalmente costerebbe ben 10 milioni, soldi buttati ovviamente. Io l'ho comprato scontato a metà prezzo la settimana scorsa perché c'erano gli sconti, e comunque sempre soldi buttati sono. Allora, vediamo un po'. Perché mi fai, non mi dici di entrare? Allora, se entrate come pilota, eccolo qua, si accende. Prima potete guardare dietro. Fuori c'è il mio elicottero del Kozatka. E fin qui nulla di speciale. Vediamo invece di uscire, perché se entrate tenendo schiacciato triangolo, entrerete come passeggero. E che cosa si può fare? Che cosa si può fare? Scopriamolo subito. Mettete la visuale in prima persona, se no non si vede un cacchio. Buckingham Luxor. Potete bere lo champagne schiacciando a destra e vediamo l'animazione. Champagne gratis ovviamente, eh. Avete pagato 10 milioni, almeno lo champagne ce l'avete. Sembra d'oro pure lui. E beh, dopo aver fatto, giocato tanto a GTA, insomma, dovevo permettermelo un aereo del genere. Ormai sono ricco. E poi si può fumare il sigaro. Vediamo. Nulla di che. L'aereo ha, mi sembra, 10 posti, quindi se avete molti amici potete invitarli, fare un po' gli sboroni, i ricchi, ma ovviamente se vi tirano un missile ve lo abbattono al primo colpo. Comunque, no, non volevo bere, lascialo. Quindi adesso dobbiamo risorbirci questa animazione. Ho sbagliato, mia colpa. Tra l'altro non si può neanche cambiare inquadratura quando beve, più o meno. Ok, usciamo da sto CS. Nel frattempo ho fatto anche buio, perché qua su GTA o c'è la nebbia, o piove, o è notte. Proviamo il nostro bell'aereo con visuale da lontano. Quantomeno è un aereo veloce, proviamo ad arrivare all'altro aeroporto. Tiriamo su. Non è ovviamente l'aereo più veloce del gioco. Mettiamo giù i carrelli schiacciando L3 e andiamo in dirittura dell'altro aeroporto. Importante ricordarsi di rimettere i carrelli, riaprire i carrelli prima di atterrare. Vedete la scia bianca vicino alle ali, che vuol dire che stiamo volando discretamente veloce, anche se non sembra, a dire il vero. Lo so, teniamo schiacciato il cerchio, dovete avere inquadrature diverse, anche se fa abbastanza cacca. Ok, questo è meglio decisamente, molto più pittoresca così. Allora, dai, sembra abbastanza veloce. Vedo già, tiriamo fuori il carrello. L'aeroporto si rischia di schiantarsi così, va bene. Ok, no, sembrava più vicino. Vediamo se riesco ad atterrare incolume. Questo aereo normalmente ve lo manda la Pegasus, quindi in posizioni scomodissime, ma volendo potete aprirlo con
anche richiamarlo, farlo diventare un veicolo privato mettendolo nel vostro box, nel vostro garage, mio, come cacchio che si chiama, nell'hangar, ecco il nome. E guardatevi a destra il mio yacht da ricco, sono ferite di ricchezza. Allora vediamo di fare un atterraggio, cerchiamo di non schiantarci. Qui c'è anche qualche palettino. Piano, piano, piano. Ok, tutto sommato normale. E ste robe qua perché le mettono qua in mezzo? Cacchio, cacchio. No, no. Sono riuscito a entrare intero. Tra l'altro ho scoperto comprando questo aereo che l'hangar tiene al massimo 20 veicoli, anche nel compreso il deposito, e quindi non ho idea di cosa succede a quelli che sforano, perché mi dice di toglierli, cioè soprattutto sulle cose che comprate. Modifica questo veicolo? Niente, si può solo rimuovere dall'hangar, quindi usciamo, esce il veicolo, e guardate qua. Si vede meglio qua il mio bellissimo aereo, nel mio hangarino, con tutti i miei elicotteri, gli aerei. Usciamo un attimo. E vediamo una cosa. Facciamo uno scherzo, un prank a me stesso. Resisterà una bomba adesiva? Lo scopriremo. Dopotutto 10 milioni di aerei sarà assolutamente indistruttibile. Certamente. Decollo neanche troppo veloce. E si muove a destra, in teoria mi esplode la bomba. Forse. Vediamo se si vede la bomba. Che lampeggia, sì. Quella luce rossa. Siamo pronti? Ops. Si muore al primo colpo. E niente ragazzi, dopo questa fine ignobile il video è terminato, per dirvi che questo è un acquisto assolutamente inutile. Se avete soldi da buttare, prendetelo per fare fighi con gli amici, ma è un euro assolutamente inutile. Saluti a tutti, ma ormai questo lo sapevate ovviamente perché c'era dall'albore di GTA. Però arrivo sempre in ritardo io. Ciao a tutti, bella lì. Yeah.